o sulla nostra pagina Facebook. Con questo è tutto. Vi auguriamo buon weekend. Ed ora andiamo a Paestum, dove è cominciata e si svolgerà fino a domenica la Borsa Internazionale del Turismo Archeologico, gli esperti, i convegni e anche i tour proposti in Campania per questa stagione e la prossima. Ce ne parla Enrico Doringer. Per la prima volta in Italia un sito culturale diventa location dedicata della Rassegna Internazionale del Turismo Archeologico. Così Paestum, la greca Poseidonia, uno dei parchi archeologici più suggestivi d'Europa, dal 1998 patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, si mette in mostra, accogliendo all'interno degli scavi e del suo straordinario museo fino a domenica la 16ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. L'abbiamo portata, credo, con successo all'interno degli scavi. Le persone hanno riempito questa giornata di luce con il loro piacere di essere nel luogo archeologico, perché noi dobbiamo presidiare i nostri luoghi e fare in modo che siano conosciuti, amati e quindi protetti. Abbiamo visto tanti giovani. È quello, infatti, il grande compiacimento che da stamattina ho, e cioè vedere questi giovani che passeggiano tra le rovine e poi vanno nella borsa e poi guardano i gladiatori, insomma, come se la vita fosse tornata tra queste pietre. Un'emozione che consigliamo dall'anno prossimo di potersela godere, per poterla vivere con il rispetto che merita questa straordinaria terra. Anche l'allenatore del Napoli, Benitez, è rimasto affascinato dal nostro patrimonio culturale. Benitez è un grande promotore, chi riesce a fare un buon calcio e riesce ad avere la sensibilità culturale, credo che merita tutto il rispetto e tutti i risultati che noi auspichiamo. Nell'area adiacente al Tempio di Atene il salone espositivo, con al suo interno gli stand, i laboratori di archeologia sperimentale e le sale convegni, mentre nel Museo Archeologico e nella Basilica Paleocristiana la mostra Archeo Virtual, le conferenze, i workshop con i buyers stranieri e gli incontri con i protagonisti della Borsa Mediterranea al Turismo Archeologico, che si conferma un evento unico nel suo genere, capace di catalizzare l'attenzione del mondo del turismo culturale. Una rassegna di settore che affronta un segmento importante di quello culturale, che è il segmento archeologico, che è quello a più alto potenziale anche e soprattutto per il sud d'Italia. Ed è un modo per mostrare al mondo intero, con tutti anche i buyers internazionali, che il nostro paese è molto attrattivo e ha delle tipicità che non si ritrovano in nessun'altra parte del mondo. Attesi oltre 10.000 visitatori in questa nuova straordinaria vetrina del turismo archeologico, che nei suoi 15.000 metri quadri di esposizione ospita 150 stand, di cui 20 occupati da paesi stranieri, con il Venezuela ospite d'onore di quest'anno, e 50 buyers stranieri che si confronteranno con i 300 operatori del comparto, in un appuntamento da non perdere per mettere in mostra i nostri gioielli culturali. È un modo per avvicinare anche i più giovani a quello che è il nostro patrimonio culturale. Sì, ma non solo, dare anche un orientamento con la formazione universitaria, con la presentazione dei profili professionali. Attraverso il turismo e anche attraverso la possibilità di lavorare nel patrimonio culturale, effettivamente si determina poi quello sviluppo locale e l'occupazione che tutti vogliamo. Mentre con le nuove tecnologie della comunicazione in ogni luogo e magari anche da casa si può fruire del patrimonio culturale mondiale, come ci dimostra all'interno della Borsa Archeologica la mostra Archeo Virtual. Alcuni tra i migliori progetti riguardano ad esempio l'applicazione di realtà aumentata. Esempi di come aumentare le collezioni dei nostri musei, applicazioni di interazione naturale, che continua a essere comunque una tecnologia che i ricercatori stessi e gli operatori museali tengono sott'occhio, esperimenti che cercano di rendere anche fruibile per gli esperti il patrimonio culturale digitale. E poi un'importante iniziativa di Lega Ambiente per la tutela del paesaggio come luogo di incontro di diversi linguaggi e culture, che con Paestum Humanità intende creare un'area archeologica diffusa sul territorio circostante.
È una raccolta fondi impostata come un azionariato, per cui noi invitiamo l'umanità, quindi il pubblico internazionale, a sottoscrivere delle buone azioni e quindi investendo i propri fondi che andranno ad incrementare il nostro budget a disposizione per acquistare i terreni privati dell'area archeologica di Paestum interna alle mura antiche. Noi vogliamo quantomeno restituire unitarietà a tutta la città, compresa dentro le mura.